Arkham Horror Living Card Game è un gioco cooperativo di ambientazione Lovecraftiana, quindi grandi antichi, mostri da incubo e investigatori dell'occulto più o meno per scelta. È possibile giocare sia la partita singola che la versione campagna, che implementa alcune semplici regole che consentono di utilizzare l'esperienza guadagnata per migliorare il mazzo personalizzato del proprio personaggio, ampliando la profondità del gioco. Cominciamo quindi il setup proprio da questo, la scelta del proprio investigatore. Per la prima partita è consigliabile giocare in due, numero massimo di giocatori permessi dalla scatola base, e come da suggerimento del manuale di gioco scegliamo Roland Manx, agente federale, e la piccola Wendy Adam. Ogni giocatore posiziona di fronte a sé la carta investigatore, la piccola carta che ritrae il proprio personaggio, che funge da pedina per muoversi attraverso la città di Arkham, e montiamo i mazzi. Nel manuale sono presenti 5 liste per comporre mazzi precostruiti per i 5 personaggi della confezione, ma è altresì possibile seguire le istruzioni sul retro delle carte investigatore per creare mazzi personalizzati. Queste indicano le tipologie di carte sfruttabili, il range di livello delle stesse e le carte speciali o debolezze che vanno aggiunte. Ogni investigatore infatti si porta appresso alcune turbe mentali che lo accompagnano durante le indagini, aspetto che viene ampliato nella modalità campagna, approfondendo la storia dei singoli eroi. Il livello delle carte è indicato dal numero di pallini bianchi nell'angolo superiore sinistro, ma nella composizione del mazzo base vanno usate solo carte prive di pallini. Ora che i mazzi di 30 carte sono pronti, prepariamo il setup del primo scenario. Creiamo una o più riserve comode per i vari token, ad eccezione dei segnalini del caos. A seconda della difficoltà che si desidera, ogni scenario indica come comporre il sacchetto del caos, in pratica il dado che usiamo per simulare le probabilità. Per la prima partita creiamo un fatto standard, inserendo in un sacchetto o in un contenitore opaco i segnalini caos suggeriti: più 1, 0, 0, 3 meno 1, 2 meno 2, un meno 3, meno 4, due teschi, un cultista, una runa vatte la pesca, un tentacolo e un segno degli antichi. Ogni giocatore prende 5 risorse e pesca 5 carte dal proprio mazzo. Solo durante la prima mano è consentito il mulligan, ovvero la ripesca di tutte le carte. Eventuali carte debolezza di prima mano vanno comunque scartate e rimescolate nel mazzo. Gli investigatori sono pronti e inizia la storia. Leggiamo l'introduzione dello scenario scelto, l'Adunanza, nella guida alla campagna per scoprire cosa succede nella ridente cittadina del Massachusetts. E seguendo le istruzioni, cerchiamo tutte le carte scenario dei set indicati, riconoscibili dai simboli set, mentre mettiamo le altre da parte. Dividiamo le carte scenario raccolte in trama, in ordine sequenziale con 1A in cima e sotto a seguire le altre, e con lo stesso criterio componiamo il mazzo capitoli con capitolo 1A in cima. L'avanzare della trama indica quanto l'oscurità procede nel suo cammino e conseguentemente quanto siamo fottuti, mentre i capitoli rappresentano il successo delle nostre indagini ed è esattamente il mazzo che in qualità di giocatori vogliamo far proseguire. Leggiamo quindi il lato superiore di trama 1 e capitolo 1 per scoprire da quale idilliaca situazione partiamo. Ogni trama e capitolo e la guida alla campagna indicano con precisione quali carte scenario usare, quali tenere da parte e come proseguire. Comunemente i capitoli proseguono spendendo gli indizi che accumuliamo investigando, mentre la trama di solito avanza ad ogni turno con l'aumento dei segnalini destino. Collochiamo quindi la trama, i capitoli e la carta di consultazione per poterle avere comode sott'occhio. La carta scenario ha un lato facile standard che usiamo e uno difficile che non oso immaginare, che va consultato ogni volta che dal sacchetto del caos peschiamo un simbolo per vedere come viene influenzata la nostra azione. Mettiamo in gioco i luoghi previsti, lo studio per ora, sul lato chiuso, identificabili dalla serratura. Mettiamo da parte le altre carte luogo per quando vengono richieste dallo scenario. Gli investigatori si trovano nello studio, per cui posizioniamo le loro mini carte di fianco e apriamo la porta. Ogni volta che un giocatore inizia la partita o entra in un luogo, questo viene aperto voltandolo, salvo diverse indicazioni sulla carta stessa. Qualsiasi altra carta segnata dallo scenario come messa da parte viene usata in seguito, in questo caso Gaul Sacerdote e Lita Chandler, che non fa parte delle carte scenario ma di quelle degli investigatori. Il mazzo incontri si compone con tutte le carte set rimaste.
Le regole base di Arkham Horror sono semplici. Essendo un cooperativo, in caso di conflitto la decisione spetta al giocatore che viene designato come capo. E, in caso il testo di una carta contraddica le regole, la carta ha la precedenza. Arrivati a questo punto si può iniziare la partita. Questa si sviluppa in round, in un susseguirsi di quattro fasi fino alla risoluzione, positiva o negativa. La fase miti va saltata nel primo round, per cui la lasciamo momentaneamente da parte. Durante la fase degli investigatori, ogni giocatore ha a disposizione tre azioni, che può spendere come meglio crede nel proprio turno. Solo al termine del turno di un giocatore, quello successivo può iniziare il proprio, ma l'ordine dei giocatori è a discrezione del gruppo ed essendo un cooperativo la scelta della sequenza può essere vitale. Le azioni, che possono anche essere ripetute, sono riassunte ottimamente nel Quick Reference. Si può pescare una carta dalla cima del proprio mazzo, che nel caso di una debolezza va risolta immediatamente secondo le sue istruzioni di rivelazione. Ottenere una risorsa attingendola alla riserva, o attivare un'azione indicata dalla freccia su una delle carte che controlliamo o su una carta incontre presente nel nostro luogo, oppure sulla trama e sul capitolo attuali. Possiamo impegnare un nemico spostandolo nella nostra area di minaccia se siamo nel suo stesso luogo, magari per salvare un compagno dallo scontro, ricordando che fin tanto che siamo ingaggiati con un nemico attivo, ovvero pronto, la maggior parte delle azioni che compiamo offrono un attacco di opportunità che ci infligge il numero di danni e orrori riportati sulla sua scheda, quindi da fare con molta cautela. Muoversi da un luogo all'altro. Per sapere se ciò è possibile è sufficiente controllare che il simbolo del nostro luogo sia presente tra quelli indicati in basso nel luogo di destinazione, che rappresentano i collegamenti tra le varie zone della mappa di carte. Si può giocare una carta dalla propria mano, evento o supporto, pagando le risorse indicate dal costo in alto a sinistra. Le carte evento sono one shot, ovvero si risolve l'effetto e le si scarta subito. I supporti diventano parte del nostro personaggio invece e vengono disposti di fronte a noi fin tanto che un effetto non li fa rimuovere. I personaggi, per quanto riguarda certi equipaggiamenti, hanno un numero limitato di slot disponibili, due per le mani, un solo alleato, un accessorio, uno slot per il corpo e due slot arcano, che possiamo colmare fino alla capienza massima o eventualmente scartare carte per fare spazio a quelle nuove che vogliamo giocare. Le icone riportate sulle carte indicano quali slot e quanto vanno a occupare. Le tre azioni restanti, indagine, elusione e combattimento, le ho raccolte per ultime perché implicano la risoluzione di una prova di abilità. Ogni investigatore ha quattro icone che rappresentano volontà, intelletto, scontro, menarse ed è brutto, e agilità. Più alti sono i loro valori, più saranno inclini a quelle abilità. Molte situazioni di gioco impongono di effettuare una prova di abilità. Significa sostanzialmente confrontare il nostro valore in quella data capacità con quello proposto dal gioco, aggiungendo al nostro valore un segnalino che ho pescato dal sacchetto, cosa che molto spesso influirà abbassandolo. Prima della pesca è quindi possibile, e spesso consigliabile, modificare il proprio valore in due modi diversi. Il giocatore può usare alcune delle sue carte in mano, senza pagarne il costo, per le loro icone, abilità, anziché per il loro effetto. Basta quindi scartarle e aggiungere le icone del tipo corrispondente al nostro valore. Ogni icona conta come un più uno. I punti interrogativi valgono invece per tutte le quattro skill. Il giocatore sfidato può aggiungere in questo modo tutte le carte che vuole, mentre ogni altro investigatore nel suo stesso luogo può giocare una sola carta in suo aiuto, secondo le stesse modalità. Alcune nostre carte, chiamate appunto abilità, e diverse dagli eventi e dai supporti, possono essere giocate solo in questo modo, come icone, leggendo però la loro descrizione, che dà istruzioni aggiuntive e spesso effetti bonus. Il secondo modo per modificare il nostro valore è usare gli effetti innesco gratuito, disegnati come lampi, presenti su alcune delle carte che abbiamo equipaggiato proprio allo scopo di migliorare le nostre prestazioni. Dopo le eventuali modifiche, dunque, peschiamo un segnalino caos e ne applichiamo il valore numerico. La carta consultazione provvede gli effetti relativi allo scenario, dei vari simboli, mentre la pesca di tentacoli equivale a fallimento critico sui denti. L'Elder Sign invece fa scattare un effetto personale consultabile sulla nostra carta investigatore. In caso di pareggio o valore superiore a quello richiesto dalla prova, abbiamo successo. Sia in caso di fallimento che risoluzione positiva, leggiamo, se presenti, gli effetti indicati dalla carta o evento che ha scatenato la prova.
Il segnalino Chaos fa rimesso nel sacchetto e si prosegue. Dunque, le tre azioni, indagine, elusione e combattimento, si risolvono in questo modo. Indagare nel luogo in cui ci troviamo effettuando una prova di intelletto significa confrontare il livello di oscurità del luogo, indicato dal pallino nero, con il nostro livello intelletto. Se la prova ha successo, guadagniamo un segnalino indizio del luogo in cui abbiamo cercato. Ogni luogo, una volta aperto, contiene un numero di indizi pari al numero di giocatori per il valore indicato, nel nostro caso 2 per 2 giocatori 4. Un luogo privo di indizi non permette ovviamente indagini. Eludere un nemico fa sì che si confronti la nostra agilità con quella dell'avversario. In caso di successo ci disimpegniamo dal mostro che esce dalla nostra area di minaccia e torna al luogo, esaurendone la carta. Un nemico esaurito, ovvero con la carta girata a 90 gradi, non può attaccare poi nel suo turno, quindi è molto comodo. Inoltre, una volta disimpegnati, torniamo liberi di agire senza rischiare l'attacco di opportunità. Infine, il combattimento, dove confrontiamo il nostro livello di scontro, i pugni, con quello del nemico. In caso di successo, gli infliggiamo un danno, salvo eventuali armi o carte che amplifichino il numero di ferite. In caso di fallimento non succede nulla, ma un appunto importante, possiamo scontrarci anche con un nemico che sia al momento impegnato con un altro investigatore nel nostro luogo, ma in questo caso fallire significa colpire il nostro compagno nel momento in cui manchiamo il bersaglio. Alcuni mostri poi posseggono l'abilità ritorsione, che come si può immaginare fa sì che fallendo il nemico ci legni per vendetta infliggendoci tutti i suoi danni sia fisici che mentali. Nel caso in cui i danni equivalgano o superino la vita di un personaggio, nemico o investigatore che sia, quel personaggio muore o nel caso degli orrori impazzisce. I danni che non siano specificatamente detti danni diretti possono essere comunque in parte parati da carte a supporto che abbiano i simboli di ferita e orrore sotto di esse, ad esempio un'armatura o un alleato. Se una volta parato l'ammontare vi sono danni in eccesso, questi arrivano comunque all'investigatore che ne era inizialmente bersaglio. In ultimo, oltre alle tre azioni che si possono scegliere tra quelle elencate, vi sono delle azioni chiamate veloci, indicate su alcune carte, che possono essere giocate in qualsiasi momento della partita, senza necessità di spendere azioni, purché se ne paghi l'eventuale costo in risorse. Ogni volta che un investigatore termina il proprio turno, può voltare la piccola carta del suo personaggio per ricordarsi che ha già agito. Finita la fase investigatori, c'è quella dei nemici. Prima, se alcuni nemici hanno il tratto cacciatore, muovono di un luogo a caccia di prede, verso quella più vicina, impegnandola. In caso di più investigatori, sceglie quello che corrisponde alla sua preda preferita, indicata sulla carta, se ne ha una, oppure sceglie il capogruppo. Dopodiché, ogni mostro pronto, quindi non esaurito, attacca il giocatore con cui è impegnato, infliggendogli contemporaneamente tutte le sue ferite e orrori. La fase gestione è molto semplice. Si riattivano le minicarte investigatore, si ripristinano tutte le carte esaurite, compresi i nemici, che in presenza di investigatori li impegnano nuovamente. Infine, ogni giocatore ottiene una risorsa dalla riserva e pesca una carta. Se si superano le 8 carte in mano, si scarta l'eccesso. A questo punto finisce il round e si ricomincia con i miti che avevamo temporaneamente tenuto da parte. Si colloca un segnalino destino sulla trama attuale. Se questo fa sì che l'ammontare di destini coincida con quelli della trama, si volta la carta, si legge il proseguo della storia seguendone le indicazioni. Si scarta la trama appena utilizzata e quella sottostante diventa la nuova trama attuale. Poi ogni giocatore in ordine di gioco pesca una carta incontro e ne esegue il contenuto. Le rivelazioni delle carte sventura implicano di eseguire immediatamente la sfiga descritta, mentre nel caso di nemici questi compaiono nel luogo dell'investigatore che li ha pescati, salvo che non sia indicato un luogo specifico di generazione dove vanno fatti comparire. Se il luogo di generazione non è presente sul tavolo, il nemico si scarta con un sospiro di sollievo. Come si vince e come si perde in Arkham Horror LCG? Dopo il susseguirsi di turni fatti sempre nello stesso modo ciclicamente, si arriverà a una risoluzione. La risoluzione, indicata come R seguita da un numero, è un'indicazione che troviamo su carte trama, carte capitolo oppure addirittura sui luoghi, in caso di abbandono. A seconda di quale soluzione si trova o si sceglie, perché è pure possibile una scelta da parte dei giocatori,
andiamo a leggere la risoluzione corrispettiva nella guida alla campagna e vediamo cosa succede. Nella campagna, inoltre, tenete in considerazione le carte che contengono la dicitura punti vittoria, perché se risolte andranno tenute da parte per il finale, valendovi in genere punti esperienza utilissimi per il deck building tra uno scenario e l'altro. In caso di qualsiasi dubbio, c'è un bellissimo compendio delle regole che contiene la descrizione precisa di ogni azione, ogni termine del gioco, e il manuale regolamento è comunque molto molto chiaro. A questo punto non mi resta che augurarvi una buona partita in singola, ma soprattutto in versione campagna e eventualmente con le espansioni, perché è veramente un gioco fighissimo. E lo dice una che chiamano German, per cui buona partita. Du-d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 u.